abbiamo la coda. Siamo a un'ora e mezza da Padova, ma l'appuntamento è alle 8.30, l'inizio della proiezione. È la prima grande trasferta, perché il tour è iniziato il 23 ad Alessandria. Questa è la seconda tappa del tour che ci porta a Padova. L'intero staff di Buzz si è recato a Campodarsego, in provincia di Padova, per la terza tappa della tournée del documentario Sospesi, diretto da Marcello Rossi e Walter Zollino ed edito da Buzz. Dopo un lungo viaggio, i reporter sono stati accolti presso la sede di Radio Gamma 5 da un caloroso pubblico che ha riempito l'intera sala, messa a disposizione dal proprietario della storica emittente veneta, Paolo Girotto. Il documentario, che parla della dura battaglia che i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari hanno dovuto affrontare per non essersi sottoposti all'obbligo vaccinale, ha preceduto un intenso dibattito tra il pubblico presente in sala, che oltre ad aver risposto positivamente alla proiezione, si è identificato con molte delle esperienze raccontate nel documentario. Al termine dell'incontro, lo staff di Buzz ha ricordato al pubblico che la tournée del documentario Sospesi è appena incominciata e che presto la redazione comunicherà sul proprio sito e sui rispettivi canali social le prossime date della proiezione. Avrete capito che questo documentario è nato dall'esigenza di andare a raccontare una storia che diversamente sarebbe stata taciuta. Abbiamo visto benissimo come... qual è stato l'atteggiamento del mainstream nei confronti di chi avesse un parere divergente rispetto alla narrazione ufficiale? Padova, 109 istituti, mi sembra, della provincia di Padova, quel che mi risulta, una sola dirigente scolastica, nel comprensivo di Abano Terme, è stata sospesa. Quindi sono partiti dall'alto a chinarsi a 90 gradi, come non mi risulta che i professori, i baroni, i primari, ce ne siano stati in una proporzione come quanto gli operatori dell'RSA, l'Adriana Di Riese che ti chiama, ecco, queste testimonianze di queste signore, che alla fine sono persone, alla fine noi siamo le ultime ruote del carro, siamo alla fine trascurabili. E mi voglio solo verità, non voglio rivincita, non voglio ripicca, non voglio vendetta, mi voglio solo verità. E oggi dimostra la sala piena, strapiena, c'è gente che è fuori, che non può vedere, che qui lavorate bene. Mi fa piacere. Quindi un applauso. Applausi.